Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui, grazie di aver scelto di trascorrere con noi un po' del vostro tempo questa sera. Sono particolarmente felice di annunciare oggi l'avvio di un nuovo progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione, il progetto Etimologie, un progetto a cui stavamo attendendo da diversi mesi e che finalmente oggi trova la sua concreta realizzazione. Si tratta di un ciclo di appuntamenti, di quattro appuntamenti che cominciano oggi per l'appunto e che si svilupperanno anche nell'arco dei prossimi 3 lunedì. È un progetto che è teso a riflettere sul nostro presente, sulle trasformazioni del nostro presente, attraverso le trasformazioni che 8 parole hanno subito e stanno subendo, nella nostra contemporaneità. Un modo per guardare all'oggi, per raccontare l'oggi e per prendere spunto dall'oggi per riflettere anche su quali scenari si stanno prospettando per il nostro presente. Ci tengo a ringraziare in questo avvio di progetto i due compagni di viaggio istituzionali che ci hanno seguito e ci stanno seguendo. Mi riferisco in prima battuta al gruppo Unipol. È grazie al sostegno del gruppo Unipol che possiamo realizzare questo ciclo di appuntamenti e il gruppo Unipol ci ha per l'appunto sostenuto e accompagnato con grande convinzione in tutti questi mesi. Ci tengo particolarmente a questo ringraziamento anche per aprire una finestra di riflessione sul tempo particolare che il teatro in senso stretto e la cultura stanno vivendo in queste settimane. Il teatro e la cultura sono motori importanti della vita di una comunità. La fase di emergenza pandemica in cui ci troviamo mette seriamente a repentaglio la possibilità stessa delle attività teatrali e culturali. E mai come in questo momento è necessaria l'attenzione e la cura della comunità nei confronti del teatro. Più volte mi sono trovato a ricordare che il teatro è un bene comune e è importante che la comunità accompagni e segua il teatro in questo frangente. Per questo un grazie sincero al gruppo Unipol. Un grazie anche a Rai Radio 3 per la media partnership accordata al progetto. Questo progetto era nato ovviamente per essere realizzato in presenza. Avremmo dovuto essere proprio in questo momento sul palcoscenico dell'Arena del Sole per ragionare in presenza rispetto alle problematiche di cambiamento a petto delle quali ci troviamo a vivere. Purtroppo non è stato così, ma abbiamo ritenuto importante, di concerto con tutti i nostri interlocutori, continuare comunque con convinzione nel progetto medesimo, sviluppandolo in questa dimensione di online. È un modo per mantenere vivo un pensiero di tipo teatrale, un modo per mantenere vivo un dialogo con la nostra comunità di riferimento e in generale con la più vasta comunità di possibili fruitori di queste serate. Mi sento anche in avvio di ciclo di ringraziare Marino Sinibaldi, co-curatore del progetto, per il coraggio, la passione, la generosità con cui ci ha ancora una volta seguito in questi mesi nell'immaginare, nel tracciare le mappe del progetto Etimologie. Un altro ringraziamento a Valeria Della Valle per aver accettato nel suo ruolo di linguista di accompagnarci e sarà una presenza fissa nelle 4 serate per regalarci le prime
zoomate di approfondimento sul significato delle differenti parole. E poi un grazie agli ospiti di questa sera, che vale come ringraziamento a tutta la comunità di ospiti che poi ci accompagnerà nell'arco della manifestazione. Mi riferisco al filosofo Vito Mancuso, al teologo Vito Mancuso e alla filosofa Donatella di Cesare. Grazie a tutti e passo subito la parola a Marino Simibaldi per dare l'avvio alle nostre riflessioni. Buonasera, inizia il cammino di un progetto che si chiama Etimologie, che fin nel nome denuncia, in qualche modo rivela il tentativo di mettere ordine nel nostro tempo a partire da alcune parole. Quando abbiamo pensato al progetto, io, Marino Simibaldi, Claudio Longhi, che è direttore di ERTE con la fondamentale collaborazione di Sergio Logatto, che saluto con particolare affetto, abbiamo cercato in un momento lievemente, per così dire, diverso da quello che stiamo vivendo, abbiamo cercato delle parole che ci aiutassero a capire quello che stava accadendo nei grandi campi della nostra vita collettiva, quello dell'ecologia, dell'economia, della politica, della demografia. Ecco, questi quattro grandi campi ci sembravano tutti attraversati da tensioni e trasformazioni profonde, e abbiamo cercato di capire quali parole potessero servire per raccontarli meglio, per provare a interpretarli. Questo progetto nasceva quando la parola Covid non sapevamo nemmeno cosa fosse, forse qualche laboratorio di scienziati se ne stava già occupando. È arrivato qualcosa nel corso di questo progetto che lo ha cambiato profondamente, inutile negarlo, ma nello stesso tempo non ha fatto che aumentare la sensazione che le parole che abbiamo a disposizione, il lessico che normalmente adoperiamo, è lievemente insufficiente. A volte appare sfocato, a volte appare eufemistico, a volte appare evasivo, porta a fare frutto di rimozione. Insomma, abbiamo capito quanto le parole scelte fossero in realtà ancora più importanti, in un certo senso ancora più pesanti, ancora più decisive per capire il nostro tempo. E quindi abbiamo questo elenco di 8 parole affidate, come vedrete da poco, a persone di particolare competenza. Abbiamo pensato a queste 8 parole come una sorta di scheletro per raccontare il nostro tempo, per aiutare a capirlo meglio, per rispondere alle domande, forse anche per intercettare, anche se mi rendo conto è l'impegno più profondo e serio e difficile da rispettare, provare a rispondere a alcune delle inquietudini che a queste parole inevitabilmente sono associate. Etimologia è la parola, etimologia indica il tentativo di capire il significato intimo delle parole. Ci proveremo naturalmente, ma se dovessimo veramente rivelare l'ambizione profonda, sarebbe quella, ovviamente impossibile da raggiungere, ma bella da immaginare, di capire il significato intimo del nostro tempo, quello che va oltre le rappresentazioni e a volte anche le manipolazioni che le parole, prima ancora che le cose stanno oggi subendo. Ecco, saranno 4 incontri. In ognuno di questi incontri una coppia di parole con 2 persone sarà protagonista della serata. Questa sera i 2 nostri ospiti saranno Vito Mancuso e Donatella Di Cesare, non nostri ospiti per la verità, ma autori della serata. Li posso salutare e presentarli anche a voi. Buonasera Vito Mancuso, buonasera Buonasera. Donatella Di Cesare, ognuno di loro affidata una parola naturalmente, ma ogni serata partirà dalla definizione della parola, quindi una linguista ce ne illustrerà l'origine, il cammino e il modo in cui è arrivata fino a noi, le trasformazioni che ha subito prima ancora di vedere le tensioni che sta subendo nel nostro tempo. La parola coraggio, che è la prima parola di questo dizionario che stasera cominciamo a sfogliare insieme, è intanto raccontata e definita dalla linguista Valeria Della Valle. Coraggio. La parola coraggio ci è arrivata da un'antica parola provenzale che si è poi trasformata nell'antico francese courage, che propriamente significava cuore e che a sua volta derivava dal latino parlato coraticum, che era derivato ovviamente da cordis latino. La parola coraggio, con il significato di forza morale, forza d'animo, forza che mette in grado di sopportare pericoli, difficoltà, rischi, eccetera, eccetera, è una parola molto antica e la sua prima apparizione nella nostra lingua in testi scritti risale a prima del 1257. E
Invece, e questo è più singolare, l'esclamazione che ancora adesso usiamo tante volte, coraggio, no? Seguita nello scritto dal punto esclamativo, quindi usata come interiezione, come esortazione, quando si vuole incoraggiare appunto qualcuno a non lasciarsi abbattere, invece questa esclamazione è molto più tarda e addirittura troviamo la sua prima prova scritta in un melodramma, un dramma per musica di Metastasio, quindi oramai siamo al 700 e in particolare al 1733, perché troviamo il melodramma aveva un titolo singolare, Lissipile, che era il nome della protagonista femminile dell'omonima tragedia di Euripide, e a un certo punto in questo dramma per la prima volta compare l'esclamazione. Cito i versi che sono questi: eppur la voce questa dell'idol mio, coraggio, o dei, palpita il cor mente m'appresso a lei. Ecco, quindi tipico linguaggio alla Metastasio, e per la prima volta troviamo appunto questa esclamazione che invece si poteva immaginare fosse più antica. Ma l'altra cosa singolare è che anche molte espressioni e locuzioni che immagineremmo molto antiche, in realtà ne abbiamo le prime prove scritte in epoca, diciamo, relativamente recente. Faccio qualche esempio: fare coraggio a qualcuno, ecco, la prima volta lo troviamo nell'Ottocento, addirittura in Leopardi; perdersi di coraggio in Manzoni; coraggio da leoni, beh, questa addirittura proprio, diciamo, nel secolo scorso, lo troviamo in Emilio Cetti; oppure il coraggio della disperazione, beh, la prima volta lo troviamo in Bacchelli. E allora quale l'osservazione che si può fare? Ma mi viene da dire che almeno fino al Settecento il coraggio era coraggio e basta, non aveva bisogno di aggettivi, non aveva bisogno di sostantivi per definirlo o di verbi che lo accompagnassero. E poi sono nati tanti tipi di coraggio, e aggiungo anche la retorica del coraggio. E altra cosa singolare, l'espressione coraggio civile. Beh, l'espressione coraggio civile, anche questa, ma qui è più comprensibile, compare piuttosto tardi, perché compare nella prima metà dell'Ottocento in un testo di Giuseppe Giusti. E aggiungo, come particolare curioso, che in un magnifico vocabolario della nostra lingua, poco conosciuto rispetto a quello del Tommaseo, mi riferisco al Nuovo Vocabolario della Lingua Italiana di Giorgini e Broglio, pubblicato tra il 1870 e il 1897, ecco, in quel vocabolario c'è una bella definizione di coraggio civile, che direi che può valere ancora oggi. Il coraggio civile è quello che si dimostra in tempi di subbugli politici col dire apertamente la verità. Ecco, mi pare che non sia tramontata questa definizione di coraggio, ma la parola coraggio si può usare anche in modo attenuato e in modo ironico, quasi per antifrasi, no? Anche qui ne cito un esempio che ho trovato in Verga, in Mastro Don Gesualdo. Leggo la citazione: la baronessa non ha il coraggio di guardarmi in faccia dopo quel bel tiro, dopo quella cattiva azione, quindi non avere il coraggio addirittura di guardare in faccia qualcuno. Ma passiamo al secondo significato. Il secondo significato della parola coraggio è quello di sfacciataggine, impudenza. E ecco che qui nomino il famoso dizionario di Niccolò Tommaseo, quindi siamo dopo il 1861, che documenta questo valore, questo significato, e ci mette un esempio, come faceva sempre. L'esempio che oggi così un po' ci fa sorridere, perché è tipico del linguaggio ottocentesco, è questo: con che coraggio osa egli venirmi innanzi?
Ecco, oggi diremmo semplicemente ha avuto il coraggio di negare, ci vuole proprio un bel coraggio, eccetera, eccetera. Ma chiudo ricordando che la parola coraggio è molto usata nella traduzione dei titoli di film in lingua inglese. Cito solo in successione. Coraggio, fatti ammazzare, Amami se hai coraggio, 1918, I giorni del coraggio, e l'ultimo, Il coraggio della verità. E poi, proprio per chiudere davvero, ricordo che la parola coraggio durante i giorni della pandemia è stata una di quelle che numericamente è stata più digitata, e in lingua italiana e in tutte le altre lingue del mondo. Ecco, questa è la ricostruzione insieme dotta, colta, questo volevamo, competente di Valeria Della Valle, ma insieme, dicevo, nello stesso tempo, con un evidente significato anche civile, che ci consegna una definizione della parola coraggio che ci spinge a guardarla nel suo significato non solo attuale, ma anche, per così dire, sociale. Vito Mancuso, cui abbiamo affidato la conversazione o la relazione su questa parola, è un teologo, un docente, presente in molti festival, ha una grande passione per la comunicazione pubblica, della saggezza o la sapienza che insegue nei suoi libri. Uno, appunto, era l'ultimo quando abbiamo immaginato questo progetto, era appunto dedicato al coraggio e la paura, un libro scritto anche sotto la pressione dei tempi che stiamo vivendo. Nel frattempo ha scritto un'opera ancora più impegnativa che si chiama Quattro Maestri, che i quattro maestri sono quattro figure gigantesche anche solo a nominarle, quella del Buddha, di Confucio, di Socrate, di Gesù Cristo, quindi il coraggio di aver affrontato questo pantheon di figure dice qualcosa in modo intellettuale, civile, che ha di vivere la sua professione Vito Mancuso. Buonasera Vito, benvenuto. Buonasera, naturalmente. Buonasera a tutti. Una definizione della linguista, non so se c'è qualche connessione che ti permette di partire con il tuo racconto, la tua interpretazione della parola coraggio. Guarda Marino, vorrei dire anzitutto che credo molto nel tuo, nel vostro progetto. Ci credo proprio sostanzialmente. Io da sempre, posso dire, nei miei libri lavoro sull'etimologia delle parole e credo che le parole, in questo momento così liquido, direbbe Bauman, questo tempo così post. Ecco, le parole siano uno dei pochi punti fermi che a noi umani sono dati per poterci orientare nel pensiero, per mettere ordine nella propria vita, per trovare un sentiero, per non perderci. Vedi, io credo che mi sono fatto una piccola filosofia del linguaggio mio, prima, lo dico prima di parlare poi del coraggio, cioè la quale dice che tutto parte dalla pressione della vita, dell'esistenza. La vita preme su tutti gli esseri senzienti, la vita preme, ed è una pressione che a volte si dice come carezza, a volte si dice come pugno, a volte come graffio, a volte come bacio, a volte come calcio, insomma la pressione della vita a cui tutti siamo sottoposti. Questa pressione provoca impressioni, le impressioni che si depositano dentro di noi, quasi pensando ai solchi della nostra neocorteccia. Questi solchi si possono anche proprio pensare come solcati, come effetto della pressione dell'esistenza. E poi è successo, tanti, migliaia e migliaia di anni fa, è successo che a una specie sia stata data la possibilità di portare alla voce queste impressioni che la pressione della vita ha generato. Queste sono le espressioni, sono le parole, le quali nella loro etimologia, proprio etimologia, nella loro radice, mostrano che cosa? Il contatto incandescente molto spesso tra la pressione della vita e il vivente che viene pressato, che subisce questa pressione. Bene, questa è quindi pressione, impressioni, espressioni. Questa è la mia piccola filosofia del linguaggio. E il coraggio? Qual è la pressione che provoca la parola coraggio? Beh, la pressione è... lo spiego a partire da questa frase
di Giovanni Falcone. Nel 1991 una giornalista francese, Marcel Padovani, andò a intervistarlo e gli chiese nel suo studio, nel suo ufficio del Palazzo di Giustizia di Palermo, gli chiese: lei ha paura? E lui rispose così: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura senza farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Fine della citazione. E che cosa dice qui Giovanni Falcone? Ma sostanzialmente ci dice che senza, non c'è la paura, non c'è il coraggio. Questa è la condizione sine qua non per il darsi, per darsi del coraggio, è la paura. Cioè, quindi il coraggio non è assenza di paura. Il coraggio presuppone la paura. La paura che cos'è? La paura è una emozione. E il coraggio che cos'è? Il coraggio è una virtù. E adesso io vorrei spiegare molto brevemente che cos'è un'emozione, che cos'è una virtù. L'emozione, tra l'altro, a proposito di etimologia, è moveo, è qualcosa che smuove, è qualcosa che arriva, è un segnale che la mente inconscia capta, conscia e inconscia, ma anzitutto a livello inconscio captiamo un segnale dell'ambiente che si trasforma precisamente in qualcosa che ci smuove, è moveo, che ci porta fuori, che ci porta fuori. E le emozioni sono quelle primarie, quelle che ha ogni essere vivente, sono sei, dicono gli esperti, mi riferisco a Damasio per esempio, sono sei. La paura è la prima di queste sei emozioni primarie, quindi hai paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto, sorpresa. Queste sono le sei emozioni che ogni essere umano di tutti i tempi, di tutti i luoghi ha nella misura in cui è umano. E la paura è la prima, e arriva. Arriva. E che cos'è il coraggio invece? Il coraggio è una virtù. Qual è la differenza tra emozione e virtù? L'emozione arriva inconsapevolmente, che tu la voglia o che tu non la voglia, ti arriva la tristezza, ti arriva la rabbia, che tu la voglia o non la voglia, è qualcosa che ti si impone, è la vita che preme, precisamente la pressione. Mentre la virtù è una modalità di governare l'emozione. E se non lavori, la virtù non c'è. La virtù scaturisce dal lavoro, da ripetere le cose, dalla abitudine. È una forza che prende una forma, che ti fa dare una forma della tua mente, una forma del tuo cuore, una forma della tua ragione. Ecco, è una forma. Questa è una, quindi una modalità di governo. In questo caso coraggio, è già stato detto da Valeria Della Valle, ma insomma la riprendo. In questo caso il coraggio è cor agio, cor cordis, cuore, e agio che è il suffisso che l'italiano, ma anche il francese, riprende dal latino ago, agere, agire. Quindi è l'azione del cuore. Questo è il coraggio. È l'azione del cuore. Ci sono delle situazioni nella vita le quali bloccano la mente, ed è precisamente la paura, blocca la mente. La mente ti consegna la paura, e se ti fermi solo semplicemente al ragionamento mentale non esci, sei bloccato, non agisci. Per uscire da questa situazione devi trovare un'altra fonte di energia esistenziale, il cuore, il cor agio, l'azione del cuore. Questo è il coraggio. Si può ottenere il coraggio? Si può avere? Sorrido perché questa domanda che mi sono, che ho fatto a me stesso, rimanda alla famosa, una delle pagine più famose dei Promessi Sposi, quella nella quale Don Abbondio risponde al cardinal Federico Borromeo che l'aveva rimproverato per non aver fatto il suo dovere. Lui dice: sì, monsignore, ma se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. E sorrido perché mi viene in mente la faccia, il volto di Alberto Sordi mentre dice queste cose nel film al riguardo. E ha ragione Don Abbondio, io penso di no. Io penso che la testimonianza di Giovanni Falcone
la testimonianza del suo amico Paolo Borsellino e di tanti altri che si possono nominare, sia sul fronte dell'impegno contro la criminalità, sia sul fronte dell'impegno politico, dell'impegno artistico, dell'impegno intellettuale, eccetera, eccetera. Insomma, la storia del genere umano, la storia nel senso dei vertici del genere umano, dimostra che il coraggio lo si può ottenere esattamente perché è una virtù che scaturisce dal lavoro, dal lavoro. E allora l'ultima cosa che occorrerebbe chiarire, che occorre chiarire per concludere con questo tempo, questo spazio che ho a disposizione, è chiedere, e questo ciascuno dovrebbe chiederlo a se stesso in realtà, cioè dove lo prendo? Quali sono le sorgenti di questa particolare energia che viene dal cuore, cioè che viene da quella dimensione irrazionale, metarazionale, da una dimensione passionale. Questa è l'azione del cuore. Non viene non è l'energia fredda della mente solamente. L'energia fredda della mente c'è, viene governata e viene, come dire, rinfocolata, viene aumentata, viene diretta dall'azione, dall'energia calda che viene da qua, da questa dimensione qui. Ecco, ma quali sono le sorgenti? Ciascuno dovrebbe rispondere a se stesso. Qui, secondo me, gli esseri umani si possono dividere in tante maniere. Beh, una delle maniere per classificare gli esseri umani è capire quali sono le sorgenti, le energie del coraggio da parte di ciascuno. Qualcuno la prende dalla natura, dalla propria natura, dai propri bisogni, dai propri istinti, dal proprio istinto di sopravvivenza. La natura, anche la natura passionale, affettiva, si può, questa è una forma di coraggio. Sì, la natura, nel senso della natura umana, ma nel senso forse anche della natura non solo umana, la natura dentro la quale siamo inseriti può fare paura, ma può essere anche una fonte di coraggio. Per qualcun altro può essere non la natura, ma la cultura. La cultura, la natura fa paura semmai per qualcuno, è della cultura che mi dà coraggio. Quindi è il contatto con i libri, è il contatto con l'arte, è il contatto con l'educazione, con gli esempi ricevuti. È l'umanità che mi fa paura, ma è l'umanità nei suoi vertici che mi dà coraggio al contempo. E mi collego ai grandi che mi hanno preceduto o agli amici che camminano con me e ottengo coraggio, ottengo questa... Infine ci può essere una terza fonte che dice non è la cultura, non è neanche la natura, è qualcosa che va oltre, è la sovrannatura, si potrebbe dire, cioè la fede. È la fede in una dimensione che traluce, per così dire, che traspare, che appare qua e là nel mondo, ma che il mondo da solo non spiega. C'è qualcosa al di là del mondo, c'è qualcosa anche al di là della cultura umana che infonde coraggio. Ed è appunto la fede religiosa che si può dire in diversi modi, cioè diversi modi, diverse tradizioni con cui la fede religiosa si dà, che può essere quella cristiana, quella islamica, quella ebraica, quella buddista e così via. Secondo me sono sostanzialmente queste tre le fonti di quell'energia particolare che è coraggio. Però lo ripeto e concludo, ciascuno dovrebbe chiederlo a se stesso. Questa è una delle grandi domande che questa situazione particolare, questo tempo particolare che stiamo vivendo ci impone. Ho bisogno di coraggio, ho bisogno dell'azione del cuore, dove la trovo? Qual è la sorgente alla quale mi collego? Senza calcolare, e concludo davvero l'ultima cosa che dico, che la risposta potrebbe essere triplice, per quanto mi riguarda è triplice, nel senso che io non intendo rinunciare né alla natura, né alla cultura, né alla dimensione, chiamiamola così, trascendente. Tutte e tre costituiscono una grande danza alla quale, per quanto è possibile, la mia anima, spesso impaurita, tenta di collegarsi per trovare appunto coraggio. Grazie Vito, anche per questa immagine della danza finale, Vito Mancuso, ma soprattutto per le tentativi di risposta e le domande che ci hai rilanciato. Poi magari alla fine proveremo
a riprenderne qualcuna nel colloquio finale dopo la seconda delle relazioni, delle conversazioni di questa prima serata del progetto Etimologia. Del resto, Vittorio Verdone, che è il direttore delle comunicazioni e media del gruppo Unipol, occasione per ricordare che un'iniziativa come questa ha bisogno di collaborazione, di sostegno del gruppo Unipol, la media partnership di Radio 3. Vittorio Verdone, nella conferenza stampa, diceva: le parole ci fanno sentire vivi, ci fanno sentire pensanti, ci fanno sentire dialoganti. A questo elemento del dialogo vorremmo mantenerlo questa sera, nonostante la forma a cui non ho accennato per una elemento quasi di pudore, è questa forma diversa da quella che avevamo immaginato. Noi avevamo immaginato di essere insieme su un palco, in un teatro. Il teatro è il luogo che per fortuna è in grado più o meno virtualmente di ospitare ancora questa esperienza umana, di confrontarsi anche sulle parole. Questo luogo fisico ci manca, lo abbiamo sostituito con questa forma virtuale, ne misuriamo tutte le possibilità e ahimè anche probabilmente anche i limiti, ma è questa la forma che c'è, la possibilità che ci è data, e anche qui con una sorta, non credo proprio di coraggio, ma insomma di capacità di adattamento, in questo modo possiamo condurre le nostre conversazioni. La seconda delle parole di questa prima serata è la parola popolo, sono tutte parole piene di storia, anche piene di tormento e di attualità. Vediamo intanto la definizione, il cammino, il percorso che ne ricostruisce la linguista Valeria Della Valle. Popolo. La parola popolo è una parola antica, deriva dal latino populum e le sue prime prove, apparizioni, attestazioni in volgare hanno il significato di complesso degli abitanti di un luogo, di una città e sono attestazioni molto antiche perché risalgono addirittura al 1242, in un testo in prosa di un bolognese, Guido Faba. Ora siamo di fronte quindi a una parola che deriva dal latino populum, una parola diciamo di ininterrotta tradizione arrivata nel volgare, che però ha subito alle origini un po' di oscillazioni. Troviamo puovolo, povolo, troviamo puopolo e poi finalmente si è affermata nella forma che usiamo tuttora, cioè popolo. Molte sono state le sfumature e i significati che diciamo si sono caricati nel corso del tempo sulla parola. Il primo e il più importante significato è quello di, cito proprio la definizione, diciamo, da vocabolario per non sbagliare, complesso degli individui di uno stesso paese. E che avendo origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in collettività etnica e nazionale o, ecco il punto, formano comunque una nazione e questo indipendentemente dal fatto che l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate. Quindi possiamo parlare di popolo francese, ma anche di popolo curdo, per fare un esempio rispetto a quello che ho appena finito di dire. Andiamo avanti con significato più ristretto. La parola popolo indicava gli abitanti di una città, di un territorio e questo significato si è conservato in alcune espressioni che nel corso del tempo si sono cristallizzate. Pensiamo per esempio a frasi come cacciato, impiccato a furor di popolo, ma soprattutto pensiamo ai versi che troviamo in Dante, in cui per l'appunto c'è questo significato relativo agli abitanti di una città. Dante nell'Inferno, nel canto quindicesimo, verso 61, indicava i fiorentini chiamandoli quello ingrato popolo maligno che discese
da Fiesole a Bantico. Quindi ecco che progredendo nei significati vediamo che popolo neanche un altro, mi riferisco soprattutto al passato, e cioè quello di insieme di fedeli. Infatti il popolo era costituito dagli abitanti che appartenevano a una singola parrocchia e indicava la parola popolo anche la parrocchia stessa. Ecco, ci sono dei residui di questo significato e di questo uso. Pensiamo, solo riferendomi alla città di Roma, alla chiesa di Santa Maria del Popolo, no? In cui ha questo significato, e alla piazza che ha preso lo stesso nome, Piazza del Popolo. Ma passo a un secondo significato della parola che ci porta a questa definizione: il complesso dei cittadini che vivono in uno Stato e costituiscono la parte più numerosa, più importante della nazione. In contrapposizione, ecco il significato che cambia, ai ceti o alle istituzioni dominanti, e cioè lo Stato stesso, il governo, il clero, eccetera, eccetera. Tant'è che poi diciamo, usiamo l'espressione i rappresentanti del popolo, quindi i membri del Parlamento. Ma da qui la parola popolo, ecco, andiamo ancora avanti, è passata a indicare la parte di una comunità o di una nazione che vive in condizioni economiche, sociali, culturali modeste, arretrate. E infatti si dice, forse dovrei dire, si diceva nel passato, un uomo, una donna del popolo, no? Oggi sa un po' di desueto, di antiquato. E in particolare, naturalmente, nella concezione marxista, il popolo è la classe che detiene la forza lavoro, in contrapposizione alla classe che detiene invece i mezzi di produzione. Quindi ecco frasi come le rivendicazioni del popolo, lo sfruttamento capitalistico del popolo. Ora, popolo con valore generico però può significare anche semplicemente quantità di gente, no? Moltitudine, folla, in espressioni ancora continuamente usate come tra due ali di popolo o un gran concorso di popolo. Ora, la parola popolo è, nel corso, a partire dal Novecento, è stata spesso accostata e in certi casi anche contrapposta a una parola che ne deriva, e cioè alla parola populismo. Cito, ricordo il famoso saggio di Alberto Asorrosa, il cui titolo è Scrittori e popolo, e il sottotitolo Il populismo nella letteratura italiana contemporanea. Ma per arrivare a tempi più recenti rispetto a quel saggio, nell'enciclica di Papa Bergoglio intitolata Fratelli tutti, ecco, Papa Francesco ha osservato, cito le sue parole per non sbagliare, che i gruppi populisti chiusi deformano la parola popolo, poiché in realtà ciò di cui parlano non è un vero popolo, infatti la categoria di popolo è aperta. Chiudo con il riferimento a un tipo di espressione che contiene la parola popolo, che si è diffusa in campo giornalistico a partire dal 2000. Mi riferisco a quella locuzione che è popolo di, popolo, popolo del, no? Per indicare un insieme di persone accomunate da caratteristiche o elementi o interessi comuni. Quindi oramai è entrato anche nell'uso dire il popolo del web, il popolo della movida, il popolo delle primarie, il popolo di Twitter, e potrei continuare. E chiudo questa breve dissertazione sul popolo con un riferimento al diminutivo di popolo.
e cioè a Popolino. Ecco, voglio ricordare che questa espressione, questa parola, questo diminutivo era usato nel passato per indicare, diciamo, la parte meno evoluta, meno progredita culturalmente e socialmente del popolo. Però è anche vero che oramai è un modo che si usa quasi solo scherzosamente, no? Addirittura di solito è marcato parlando, diciamo, come si diceva un tempo, popolino. Ma per chiudere davvero, voglio citare una frase presa dai racconti romani di Alberto Moravia del 1955, in cui c'è un bel esempio della parola, del diminutivo popolino. Lo leggo: siamo proprio quelle che ci vuole, siamo proprio quello che ci vuole, due ragazze del popolino basso. Donatella, benvenuta a questo nostro progetto Etimologia. Donatella Di Cesare è una filosofa, è una scrittrice, una saggista, anche lei è appassionata del dibattito pubblico, interviene sia dal punto di vista della scrittura pubblicistica nei giornali, ma anche dal punto di vista della presenza in convegni, dibattiti e presentazioni. Il suo pensiero è fortemente intriso, segnato dai conflitti del nostro tempo, si è occupata molto, in maniera per me mirabile, di emigrazione. Ora è il tempo della rivolta, è il titolo del suo ultimo libro. La sua è sempre una filosofia che manifesta la sua vocazione politica, è il tema di un suo libro importante, forse è, diciamo, la chiave, il filo rosso che unisce tutti i suoi interventi. Donatella, buonasera, grazie ancora. Hai ascoltato la definizione di Valeria della Valle, che anche qui muoveva dall'origine antica della parola, dal suo cammino. Ripeto, è un intervento colto, dotto, quello che chiediamo a Valeria della Valle, ma finisce per premere anch'esso sul presente, sulla parola popolo e sulle sue declinazioni e degenerazioni. Hai riflettuto molto, non so se anche per te partire da quella definizione di Valeria della Valle può aiutare a iniziare il tuo intervento. Grazie Marino, grazie anche per avermi invitato a questa bellissima iniziativa preziosa, perché effettivamente, come diceva Vito, anch'io credo che sia indispensabile riflettere sulle parole. Le parole sono veramente le coordinate, no, del nostro tempo. Noi siamo abituati a usare le parole come strumenti, ad attraversarle e non a soffermarci sulle parole. Ebbene, la parola popolo direi che è proprio una parola chiave non solo del lessico politico, ma in fondo anche dell'attualità. Io credo che già nella etimologia che ha delineato così bene Valeria della Valle ci siano delle ambiguità che io credo ci possano servire e che io desidero riprendere, e che anche, diciamo, la parola italiana popolo mette bene in luce. Allora, quali sono queste tre ambiguità? Le voglio anticipare, e sono anzitutto, la prima ambiguità riguarda la parola popolo intesa proprio come complesso di cittadini, come corpo politico unitario. La seconda ambiguità riguarda invece la parola popolo inteso come ceto basso, come appunto plebe, il popolo degli esclusi. E infine la terza ambiguità, che ai noi ci riguarda da vicino, è una esasperazione della parola popolo, cioè appunto populismo. Vorrei partire dalla prima. La lingua italiana, come d'altra parte anche altre lingue europee moderne, francese, eccetera, appunto, se noi andiamo a vedere come usiamo la parola popolo, noi diciamo popolo francese, popolo italiano, popolo inglese. Come accennava Valeria della Valle, c'è una quasi sinonimia, dico quasi perché è importante, tra popolo e nazione. Cioè noi con popolo intendiamo, siamo spinti sempre di più a intendere la comunità legata da nessi di sangue e di terra e, ma è diverso, di lingua. I nessi di sangue sono quelli della discendenza, della filiazione; i nessi del suolo sono quelli della proprietà, dell'autoctonia. Autoctonia in greco, lo sappiamo, vuol dire io appartengo alla terra perché sono nato qui, la terra mi appartiene.
Dunque, il popolo sarebbe la fonte di una identità pura, no? Identità è una parola che oggi purtroppo va molto di moda, una parola a mio avviso inquietante, pericolosa. E allora il popolo si definirebbe attraverso un processo di continuo di purificazione, di discriminazione. Tu sei cittadino, tu sei straniero, tu appartieni, tu non appartieni. E la domanda è sempre stato così? Assolutamente no. Questo processo avviene a partire dal 700 fino al 900, quando appunto il tedesco Volk, no, che per eccellenza la parola proprio del popolo identitario, si afferma per appunto significare la omogeneità etnica e territoriale, quindi insomma un po' il corpo integrale del popolo. E naturalmente noi sappiamo bene, non dimentichiamo quali sono state le derive di questo concetto, no, di popolo integrale, di comunità di destino. Allora, è lecito confondere popolo con nazione? Nazione, nazio, pensiamo all'etimologia, ha a che fare con nascere, no? Quindi col nascere. Fai parte della nazione perché discendi da genitori appartenenti a questa nazione, quindi il sangue, o perché appunto sei nato su questa terra, suolo. Quindi ius sanguinis, ius soli. E sono questi, sono leciti questi criteri di appartenenza? Appunto, la risposta per quanto mi riguarda è una risposta assolutamente un no netto, e lo capiamo meglio se a proposito di popolo ci richiamiamo a due termini greci che sono demos e ethnos, popolo e etnia. Allora, il demos, che è il termine greco che compare con democrazia, questo è importante, il governo del popolo, non è l'etnia. Il popolo non può essere identificato con l'etnia. La comunità democratica non deve seguire il criterio dell'appartenenza. La democrazia è partecipazione e non è appartenenza. La comunità democratica non deve essere basata sul sangue e sul suolo, ma sulla ospitalità e sulla coabitazione. Quindi noi viviamo in un tempo in cui appunto la democrazia è, direi, deturpata dallo spettro di questa omogeneità etnica, che è un'omogeneità. Io per questo ho parlato tempo fa di democrazia immunitaria, è uno spettro perché non solo colpisce, discrimina chi viene escluso, chi non appartiene, ma si ripercuote anche negativamente sulla comunità, che diventa alla fine una comunità, e Vito parlava prima della paura, una comunità legata di individui e legati, diciamo, solo alla fine dalla paura, perché il grande problema è che cosa capita, che cosa avviene a chi non si integra, a chi non è integrabile all'interno. Ebbene, la seconda ambiguità su cui mi vorrei fermare è il significato di popolo inteso come ceti bassi, appunto l'insieme dei bisognosi, degli esclusi, i senza parte. Allora, nell'antica Roma si distingueva infatti il popolo dalla plebe. Noi ricordiamo l'episodio emblematico della secessio plebis, no? Quindi appunto il popolo inteso come plebe che va via, che esce dalla città. Ebbene, c'è una scissione interna tra popolo e plebe, e questo è un po' il grande dramma dell'ingiustizia, un dramma
lo sottolineo perché questo è molto importante, che diventa veramente esasperato dopo la Rivoluzione francese, quando, cioè, decapitato il re, il popolo si presenta sulla scena come popolo, dovrebbe essere popolo sovrano, e però porta con sé questa scissione, la scissione tra il popolo inteso come comunità e il popolo, cioè i poveri. Marx, lo sappiamo, parlerà di lotta di classe e intenderà proprio una coincidenza tra popolo e popolo, tra popolo sovrano e plebe, come appunto una coincidenza che si dà nel regno a venire della giustizia. A me interessa però la questione oggi. Noi viviamo questa ambivalenza oggi, ma certamente sì, una bella parola per, diciamo, da analizzare nelle etimologie sarebbe povero. Che cosa vuol dire povero e che cosa vuol dire oggi povero? Chi sono i poveri? Noi intendiamo di solito i poveri come quelli che non hanno denaro. In realtà la parola è molto più complessa. Oggi noi sappiamo che il povero non provoca più compassione, anzi il povero purtroppo provoca soltanto un misto di rabbia, di disapprovazione. Il povero, diciamo, non è più degno di riscatto, è il consumatore fallito, è una specie di buco nero nel bilancio, è la vita che non conta, la vita di scarto. I poveri sono quelli che non contano, quelli che non hanno titoli per essere contati, senza qualità, i senza parte. Gli scarti, le scorie della globalizzazione, diciamo, i vuoti a perdere. Ebbene, un grandissimo problema oggi è questa scissione, la scissione tra il popolo inteso come comunità e appunto i reietti, le scorie, i rifiuti. E questo, e qui si innesta la terza, come dire, ambiguità, a cui ha fatto riferimento anche Valeria Della Valle nella questione dell'etimologia, ed è appunto la parola populismo. Noi sappiamo bene che il populismo si dice in molti modi, ma io voglio considerare oggi il populismo sovranista che ci riguarda da vicino, quello di Trump. Sappiamo che il trumpismo, diciamo, non è finito anche con le elezioni americane. Ebbene, il populismo sovranista che noi abbiamo anche conosciuto, conosciamo bene in Italia, sono i falsi amici del popolo, sono quelli, gli sciacalli che traggono profitto da quella scissione tra il popolo, la comunità e la plebe, i poveri, e che si presentano, come si è presentato Trump, il leader populista, come il guaritore, colui che promette appunto di guarire, difendere, proteggere il corpo malato della nazione dagli intrusi, dagli stranieri, dai nemici. C'è questa mistica del corpo, mito della comunità originaria, l'esigenza del capo, del leader, del capo forte. Però senza un programma politico, qui c'è una differenza molto importante dal, per esempio, dai totalitarismi, dal fascismo, perché al di là della politica è l'antipolitica, è l'antipolitica che mina all'interno della democrazia, che promette ordine, no? Noi contro loro, si rivolge all'interno per fomentare odio contro appunto quelli che in fondo sono già esclusi. E allora bisognerebbe, e con questo concludo, riflettere proprio sul fatto che l'antipolitica non è in realtà antipolitica, è la politica dei ricchi, e invece appunto al contrario c'è politica dove si dà parte ai senza parte, ed è, possiamo dire, che il partito dei poveri è la politica in sé, ed è questo di cui oggi forse abbiamo bisogno per ripensare la parola popolo. Grazie, Donatella Il Cesare. Ripensare è un altro verbo chiave di questo ciclo di conversazioni che si apre, si sta aprendo questa sera, quindi questa è
non solo la prima puntata, ma anche un esperimento di conversazione a più voci nelle condizioni che ci siamo date o ci vengono date, quindi con questa distanza che ciascuno di noi sopporta a fatica, dentro il quale il nostro pensiero rischia sempre di un pochino congelarsi. Ecco, nella breve conversazione che ora riusciremo a fare, coinvolgendo tutte e due i protagonisti di questa prima serata del progetto Etimologia, vorrei appunto mettere un po' in connessione quello che avete detto, perché in fondo abbiamo parlato questa sera di valori, di emozioni, magari di sentimenti che tengono o non tengono insieme società, comunità, popoli, appunto, lo fanno, non lo fanno. Ecco, qui c'è la pressione di quello che sta accadendo in questi mesi, chiamiamola pure attualità, benché la parola possa sembrare un po' futile per definire la tragedia umana che stiamo vivendo, e su questa volevo misurare alcune cose delle parole che avete detto. Vito Mancuso associa la parola coraggio a un elemento di relazione, di contatto, lui lo ha chiamato. Il coraggio non solo uno se lo può dare, ma c'è qualcosa che ce lo può dare. Ha citato tre fonti possibili: la natura, la cultura, la fede. Ciascuno di noi può disporne in maniera diversa. Ma ti vorrei chiedere, Vito, cosa accade però quando... Certo, non il contatto con la natura, la cultura, la fede, che ci ha permesso in questi giorni, anzi forse le condizioni di isolamento lo intensificano pure, ma quando accade, cosa accade a questo sentimento quando precipitiamo in una dimensione più o meno lacerante di solitudine, di isolamento appunto, di reclusione, di clausura? A volte ci sembra che questa sia la dimensione più favorevole alla paura. C'è una possibilità che invece dentro questo spazio in cui dobbiamo vivere in questi giorni, speriamo, forse settimane, temiamo mesi, non vinca la paura dell'isolamento, ma in qualche modo da questa condizione, a quale condizione in questa situazione difficile una virtù come quella del coraggio, nel modo in cui l'ha definita, può affermarsi? Marino, qui noi tocchiamo la questione della questione dialettica dell'essere soli con se stessi, che è qualcosa che può essere estremamente negativo, è fonte di paura, di risentimento, di rinsecchimento dell'energia vitale, se proprio sei solo, quindi sei sconnesso, quindi non hai nutrimento, ti secchi. Ma al contrario, ma viceversa, può anche essere qualcosa di molto positivo. Perché la solitudine, bisogna distinguere, io distingo la solitudine dall'isolamento. L'isolamento è sempre qualcosa di negativo, perché noi siamo relazione, relazionalità, e quindi nella misura in cui siamo isolati, la dinamica fondamentale del nostro vivere, del nostro pensare, del nostro sentire viene meno. L'isolamento è sempre negativo. La solitudine non è sempre negativa. La solitudine è quando scegliamo noi di tagliare fuori il mondo, di chiudere fuori il mondo per un momento, un momento piccolo o grande che sia dalla nostra vita, e ci raccogliamo e pensiamo e ponderiamo ed entriamo dentro noi stessi e ci riprendiamo nelle mani e esaminiamo la nostra coscienza, esaminiamo i nostri sentimenti, le nostre paure, perché ho paura, di cosa ho paura, perché sto diventando così aggressivo, così cattivo. Secondo me il grande nemico è proprio la cattiveria, che sempre più aumenta. Cattiveria proprio nel senso, anzitutto latino, di captivitas, cioè di prigionia. E questa prigionia poi genera rabbia. Quando senti che sei appunto prigioniero, non sai come uscire, non sai come muoverti, allora sfondi, diventi rabbioso, diventi cattivo. Questo è un sentimento molto diffuso. Ecco, come fare per esempio per vincerlo? Ma precisamente anche raccogliendosi in se stessi, nella dimensione contemplativa della vita, in quelli che i buddhisti chiamano meditazione, nel silenzio, nel raccoglimento. C'è un grande momento igienico di tutto questo, proprio rispetto alle proprie sorgenti di rabbia, per capire anche, come dire, ciò che di positivo eventualmente c'è in chi mi fa arrabbiare. Perché io non credo che esista il bene da una parte e il male dall'altra. Prendo posizione anch'io. Anche il trumpismo, Trump e queste cose, i sovranismi, io non sono, sia chiaro, da quella parte lì, no? Non è tutto chiaro.
però non penso neanche che non siano portatori di un'esigenza. Cioè, se ha questo tipo di effetto nel mondo occidentale, ma non solo in quello occidentale, nel mondo in generale, perché probabilmente c'è un bisogno di identità che non è una parola così, secondo me, così negativa come diceva Donatella prima. Adesso c'è una dimensione negativa dell'identità quando la mia identità è contro l'altro e ho bisogno di identificarmi rispetto a qualcosa, io sono contro, ho bisogno quindi di un nemico per essere, e questo è quello che fanno i sovranisti, quindi hanno bisogno di creare il nemico che è l'immigrato, che è il diverso e così via, e quindi ti danno un'identità contro. Ma c'è una dimensione positiva di identità. Gli adolescenti sono alla ricerca di un'identità. Io chi sono, che cosa voglio, cosa penso, a chi appartengo, qual è la mia visione del mondo. Queste sono cose che ti nutrono, cioè una dimensione. Ebbene, secondo me, questa dimensione positiva di identità si giunge anche attraverso la solitudine. Quindi, e chiudo, esiste nel nostro tempo, questo tempo particolare, in questi giorni particolari, anche una chance positiva sul fatto di essere più raccolti, di incontrare meno gente. Se coltivassimo un po' di più la dimensione contemplativa della vita, la dimensione di chi impara a stare da solo, di chi impara ad ascoltarsi, di chi impara a coltivare la solitudine e ogni giorno avere momenti di solitudine nel senso di esame, di raccoglimento, se facessimo questo, per me questo sarebbe un passo in avanti verso la piena umanità. Ecco, a questo punto la domanda a Donatella di Cesare un pochino si raddoppia, perché da un lato volevo coinvolgere anche lei in questa riflessione che dalle categorie che ha usato per definire la densità e anche l'ambiguità della parola povero, popolo e anche povero, con un slittamento molto interessante dal punto di vista proprio anche del dizionario da sfogliare. L'ambiguità e la densità che attribuito alla parola popolo la vorrei mettere un po' in contatto con la tensione che stiamo subendo con la parola, tutte le dimensioni associate. In fondo stanno subendo una tensione perché sembrano a me, per esempio, la parola popolo, non so per quale ragione emotiva o linguistica, la associo sempre a una forma di adunata, di una qualche forma di raduno, di una qualche forma di convergenza, molto fisica, perché sono cresciuto nell'età in cui le masse, i popoli, anche i partiti e le passioni musicali e tutto generava una partecipazione fisica, cioè generava un affollamento, ecco. Però la parola popolo, come altre parole collettive, implica sempre un senso di condivisione, magari anche di elementi identitari pericolosi. A quali condizioni oggi, in una situazione in cui è come se questa adunata che ha generato le grandi forme collettive del nostro tempo venisse dispersa dalla pandemia e dalle misure che contro la pandemia sono prese, cosa accade? Naturalmente, Donatella, la domanda si raddoppia perché sei invitata a replicare all'osservazione che faceva Vito Mancuso sul possibile buon uso della parola, del valore dell'identità. Allora, sì, sono effettivamente tante domande. Allora, io partirei proprio dalle tue ultime battute, cioè hai detto una parola, anche questa molto importante, condivisione. Il popolo è condivisione e trovo anch'io che il popolo sia condivisione. A me la parola popolo è una parola che da un canto mi entusiasma, perché mi fa pensare appunto alla comunità, ma anche alla comunità che diciamo ha un valore politico. Dall'altra, effettivamente, come dicevo prima, c'è sempre un po' anche il pericolo. Allora, la parola condivisione ci aiuta. Perché? Perché con divisione. Ebbene, che cosa vuol dire? Che il popolo non può mai essere davvero uno in senso monolitico, no? Che c'è sempre una divisione al suo interno, e questo è in fondo, e questa divisione è, come dire, il sale della democrazia. Quindi noi non dobbiamo mai pensare, auspicare una unità
omogenea, questo è il punto. Dobbiamo, credo che lo stiamo facendo anche in questi giorni, veramente apprezzare la democrazia in questo senso, perché la democrazia è proprio questo, cioè è il popolo come condivisione, quindi in un senso sempre molto dinamico, ma che ammette al suo interno appunto la divisione, che vuol dire anche il dialogo, no? Io credo che a questo proposito è vero quello che dici, Marino, cioè uno dei grandi mali di questo periodo pandemico è, io credo di averlo anche scritto, è la perdita dello spazio pubblico. Che vuol dire la perdita della polis. Tutti noi oggi viviamo questa enorme perdita, perché lo schermo è diventato il nostro accesso all'altro, ma soprattutto anche allo spazio pubblico. E io non voglio negare che lo spazio pubblico sia anche quello virtuale, ma è come se avessimo perso l'agorà, se avessimo perso questo spazio che abbiamo però sempre imparato ad apprezzare, a percepire e ad apprezzare, adesso improvvisamente non c'è più. C'è, come diceva Vito, c'è l'isolamento, c'è la paura, c'è quasi addirittura la prigionia e la cattiveria, che sappiamo, no? Captivus, sono due parole, come dire, strettamente improntate. La cattiveria nasce dalla cattività. Ma io credo che proprio per questo, proprio perché oggi c'è il pericolo di quella cattiveria, per esempio, che abbiamo visto, di quelli che sbandierano una libertà malinterpretata, senza responsabilità, che pensano che venga prima il loro ego degli altri, no? E questo ego detestabile che non è più, che non possiamo più accettare, soprattutto in questo periodo. Ebbene, io credo che proprio in questo senso la parola identità sia una parola pericolosa, una parola, come dicevo, importante, sia per quanto riguarda il popolo, sia per quanto riguarda ciascuno di noi. Perché se ci pensiamo bene, anche nessuno di noi può rivendicare una identità. Pensiamo, abbiamo detto prima, quanto è importante il linguaggio, no? Quanto sono importanti le parole, ma il linguaggio è sempre dialogo. E in fondo, come insegna già Platone, è il dialogo con se stessi, no? Platone usa questa bellissima parola, dialegestai, la psiche, l'anima e questo dialogo con se stessa. E noi siamo abituati a parlare con ciascuno, con se stesso, dandoci del tu, no? Ci diamo del tu, e quindi proprio questo sdoppiamento, e questo è un po' la prova, no? Che non c'è un'identità compatta, che noi parliamo con noi stessi quando siamo in quella solitudine appunto proficua, in quei momenti anche appunto di meditazione, di riflessione. In breve, c'è sempre un'alterazione, c'è sempre un'alterità anche in noi stessi. Noi siamo diversi da quelli che, da quelli di ieri, da quelli di un momento fa. È sempre un divenire, è sempre anche un alterarsi. Sbagliato, sbagliatissimo pensare che ci sia qui Donatella di Cesare con una sua identità che si in qualche modo contrappone, si pone di contro agli altri. Allora io credo che la lezione anche di quest'ultimissimo periodo sia proprio questo, cioè accettare molto di più l'altro, accettare molto di più l'alterazione, e accettare anche l'altro che è in noi e che cerca spesso anche, no, di emergere, di affiorare. Grazie a Donatella di Cesare. Naturalmente questo incontro non può che chiudersi così, in questo modo aperto, in particolare anche perché, diciamo, abbiamo ascoltato alcune interpretazioni e declinazioni, per esempio, diverse della stessa parola, ma perché la natura virtuale di questa
di questa rassegna, non fa sì che affidarsi poi alla misteriosa capacità che ha ognuno dei nostri destinatari, misteriosi anch'essi, no, Donatella e Vito, perché non li vediamo di fronte come siete abituati nelle vostre dimensioni di docenza o in quelle che condividiamo spesso di dibattito pubblico. Affidare la risposta è veramente affidare a ciascuno di noi, e del resto lo scopo di questi incontri, nelle condizioni anche di isolamento nel quale ci troviamo, nella condizione appunto virtuale nel quale questa manifestazione di fatto si svolge, significa appunto affidarsi, puntare, scommettere sulla capacità di ricezione, di elaborazione di ciascuno di noi, di riflessione di ciascuno di noi. Vorremmo davvero che nelle forme difficili del nostro tempo queste parole arrivassero a ciascuno nella propria individualità, singolarità, particolarità, e risuonassero e l'aiutassero a definire meglio anche il tempo che stiamo vivendo. Io ringrazio Donatella Di Cesare e Vito Mancuso, era il primo incontro, le prime due parole, coraggio e popolo, le abbiamo sfogliate insieme a loro, occasione per dire che lunedì prossimo le parole saranno generazioni e cura, anche qui parole antiche che stanno subendo nel nostro tempo una tensione particolare, pensate a come è cambiato il rapporto tra generazioni, alimenta per esempio nuove forme conflittuali. La parola cura a me sembra una parola chiave del nostro tempo, di queste esperienze che stiamo vivendo, ha assunto davvero un senso gigantesco e impegnativo per tutti. A Stefano Laffi abbiamo affidato la parola generazioni, a Giorgia Seruguetti la parola cura, l'appuntamento è dunque a lunedì prossimo. Non posso però chiudere questa serata senza ricordare le collaborazioni, dicevo quella fondamentale del gruppo Unipol e la Media Partnership, naturalmente appassionata di Radio 3, ma ringraziare da parte mia Claudio Longhi, il direttore della Fondazione ERTE, per la collaborazione, la condivisione di questo progetto, Sergio Locatto, col quale abbiamo camminato insieme fin dall'inizio e torneremo a camminare, Deborah Pietrobono e Viviana Gardi, che sono parte integrante di questo progetto. Stasera ringrazio particolarmente Riccardo Frati e Francesca Tappi, perché a loro è dovuta la regia, la manutenzione del necessario e indispensabile collegamento che ci ha tenuti insieme. Arrivederci.